Riprendiamo la nostra diretta. Dunque, come annunciato in apertura, adesso vogliamo aprire uno spazio relativo alla grande tragedia che si è consumata e che si sta consumando in Siria e in Turchia a causa del tremendo terremoto che ha colpito quella terra, causando decine di migliaia di vittime. E noi stamattina vogliamo parlare del grande aiuto, della grande mano che Caritas sta dando in quella terra attraverso la voce e il volto di Laura Stopponi. Buongiorno e bentrovata Laura, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato. Allora Laura, io partirei dal dato concreto, chiedendoti subito qual è la situazione in quelle terre. Sappiamo che già la Siria è funestata, ecco, dalle varie guerre che si stanno consumando, dall'ISIS, e voler aggiungere, ecco, carico negativo, appunto il terremoto ci ha messo il suo. Quindi com'è la situazione in Anatolia? Beh, la situazione è, come potete immaginare, drammatica. Purtroppo le televisioni non rendono l'idea di quello che è, diciamo, lo stato dell'arte adesso. Il mio collega ha appena finito un viaggio di ricognizione e purtroppo la situazione è molto più grave di quello che si possa immaginare, perché ci sono interi paesi rasi al suolo, oltre alle grandi città. Immaginate che più di 50.000 edifici sono crollati o praticamente totalmente inagibili. È una zona grande, più estesa, diciamo, di una, immaginate tra Roma e Firenze, quindi una zona molto estesa, impervia anche, quindi difficile da raggiungere, con tanti villaggi, molti dei quali poi abitati anche da povera gente. Molti sono rifugiati che erano scappati poi tra la Siria, l'Iraq e l'Iran, quindi erano già in situazioni precarie, che in questo momento si trovano senza acqua, senza luce, spesso senza un riparo, perché hanno paura di mettersi, diciamo, di trovare riparo sotto le mura, e quindi dormono al ghiaccio. Quindi è una situazione veramente tragica e anche molto difficile per noi poi riuscire a portare sollievo a queste persone, perché comunque le strade sono interrotte. Per quanto il governo turco ha fatto un lavoro enorme, anche perché ha una protezione civile che funziona, in realtà la zona è talmente ampia e certo, le scosse sono state così forti che, insomma, immaginiamo un lungo lavoro che ci aspetta davanti. Anche perché ricordiamo, lo sciame sismico non si è interrotto alla prima o alle primissime scosse, ma è una situazione in divenire anche dal punto di vista geologico e sismico. Allora Laura, io vorrei chiederti quali sono state le prime azioni che Caritas ha intrapreso per aiutare le popolazioni della Turchia e della Siria, e come si sta evolvendo questa situazione, che è un'evoluzione, potremmo dire, anticipando, ecco, secondo per secondo, ecco, per voler essere proprio, il più precisi possibile. Beh, da una parte naturalmente quello che, diciamo, considerate che Caritas non era grande, diciamo, anche in Turchia il lavoro comunque era una realtà piccola, perché è una chiesa anche abbastanza piccola. Nonostante ciò, e considerate che diciamo, in Anatolia la Caritas, diciamo, gli edifici della Caritas sono distrutti, l'episcopio, la chiesa, quindi un dramma su un dramma. E nonostante ciò sono state messe in moto tutta quella rete di volontari, di parrocchie, di persone che comunque in qualche maniera erano lì, che si sono rese disponibili, quindi quello che è potuto, abbiamo distribuito acqua, viveri, vestiario, confortato le persone, quindi si è cercato di rispondere e offrire luoghi di riparo a queste persone. L'altro elemento molto importante è anche quello di cercare di conoscere, perché molto spesso in queste prime azioni c'è anche la protezione civile, poi la Turchia è un paese, diciamo, molto attrezzato. Certo. Quello che manca a volte però è andare a cercarsi quei luoghi più periferici, più lontani anche dai riflettori, che, dove invece la gente non ha nessun tipo di aiuto, quindi conoscere la situazione. L'altro, diciamo, versante su cui abbiamo lavorato molto è anche quello di cercare di impostare un lavoro che, perché adesso si deve già lavorare per i prossimi 3, 6, anche un anno, due anni, cioè già capire quali potrebbero essere le azioni, perché l'onda di solidarietà è talmente ampia che spesso può far più danno che recare sollievo. Quindi anche fare un lavoro di pianificazione, di coordinamento di tutta la, diciamo, la marea di solidarietà, perché immaginate che dalla Carta a Singapore alla Caritas argentina sono arrivati naturalmente contributi e la voglia di poter fare qualche cosa. Quindi abbiamo lavorato assieme alla Caritas in Turchia per poter
trovare il modo di coordinare e di fare in modo che poi le persone potessero trovare sollievo. C'è da considerare che, per esempio, in questo momento c'è il grande flusso di persone, degli sfollati che si stanno recando nelle altre zone della Turchia, quindi anche a Trezzare si stanno aprendo una serie di luoghi di accoglienza per fare in modo che queste persone possano trovare comunque un luogo per i prossimi mesi, perché insomma, prima che verrà effettuata un'opera di ricostruzione ci vorranno forse anche anni. Ecco, Caritas per antonomasia opera nelle periferie, tu le hai citate, ed è lì che potremmo dire siete intervenuti con il vostro aiuto, il vostro supporto, che sia fisico, materiale, ma anche spirituale, ecco, immaginiamo. E stando agli ultimi comunicati, ecco, sono due gli operatori di Caritas che sono giunti in Turchia per supportare gli omonimi turchi. Ecco, qual è la situazione raccontata? Ecco, proviamo a fare un piccolo racconto giornalistico di quello che è realmente, il polso della situazione in Turchia e in Siria. Beh, noi, i nostri due operatori sono stati proprio per, diciamo, sulla base anche di quello che dicevo prima, uno è stato a Istanbul proprio per aiutare nel coordinare, no? Perché sono arrivate tante pressioni, dobbiamo spendere, vogliamo aiutare, vogliamo fare, quindi come mettere in moto la macchina. L'altro invece è andato subito in Anatolia per dare una mano ai colleghi locali per dire ok, cosa possiamo fare? Attrezziamo, vediamo, e anche per fare questa famosa ricognizione ha girato centinaia di piccoli villaggi proprio per rendersi conto effettivamente e per capire anche quali potrebbero essere gli spazi di collaborazione. In Turchia, diciamo, l'attore principale è naturalmente il governo, noi ci possiamo mettere in una forma sussidiaria e Certo. quindi dire cosa possiamo fare, dove possiamo aiutare in modo tale da poter essere veramente vicino ai più poveri, alle persone che sono più in difficoltà perché non hanno più risorse col quale andare avanti. E per chiudere, allora, Laura, parliamo di iniziative concrete che Caritas Italia, al di là, diciamo, di quelle che ha rivolto alle popolazioni, vittime del terremoto, ma anche a noi, ecco, noi da qui, concretamente come possiamo aiutare queste persone che stanno vivendo questo dramma così inenarrabile? In questo momento quello che consiglio è effettivamente noi abbiamo lanciato, la conferenza episcopale ha lanciato una colletta, diciamo tutte le parrocchie il 26 marzo raccoglieranno fondi per queste famiglie, per i terremotati. Questo è quello che si può fare in questo momento. Questo non significa mortificare la voglia e il desiderio di dare una mano anche diciamo, in maniera diversa, però in questo momento non facciamo nessun tipo di raccolta di altro genere perché non è possibile inviarli sul posto per tutta una serie di impedimenti burocratici. Però possiamo immaginare che tra 3 e 6 mesi probabilmente ci saranno anche spazi di collaborazione diversa, probabilmente anche riuscire ad organizzare dei campi estivi, della presenza di volontari. Quindi però non adesso. Adesso sconsigliamo quindi mettersi in moto perché non ci sono proprio le condizioni, perché la situazione è talmente tragica che le persone non troverebbero un alloggio dove stare, avrebbero grosse difficoltà ad operare. Quindi per adesso raccogliere fondi in modo tale che noi possiamo organizzare poi anche la successiva ricostruzione, dentro la quale poter organizzare anche degli spazi di collaborazione che non siano soltanto un rapporto economico, ma sia anche la possibilità di dare una mano, di mettersi a servizio delle persone. E allora c'è tanto da fare, è tutto un work in progress, ecco, come si direbbe, perché ecco, questo dramma del terremoto è un dramma che si evolve, come dicevamo, davvero secondo per secondo. Allora, Laura, io ti ringrazio per essere stata innanzitutto con noi in questa mattinata e ritienici ovviamente a disposizione in questo spazio per qualsiasi tipo di informazione che Caritas volesse veicolare per supportare, ecco, queste popolazioni e anche per dare informazioni anche a noi su come effettivamente poter dare una mano. Ecco, allora noi ci mettiamo a disposizione e vi ringraziamo per il vostro servizio, per il vostro aiuto. Io ringrazio te ovviamente per essere stata con noi in questa mattinata. Grazie, No, grazie, grazie a voi e buona giornata. allora Grazie, arrivederci. ringraziamo Laura Stopponi di Caritas Italia. Noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora qui in diretta per parlare di una figura di santità molto importante. Restate con noi.